Buongiorno, è mattina, ho chiuso la finestra per usare un po' questa luce perché fuori piove ed è grigio e ci sono i Boy Scout che hanno una sede qua. Sono sempre terrorizzata di entrare in bagno e fare qualcosa che riguarda un po' la mia cura della pelle, sempre per il discorso dell'acqua, ma astenetevi dalle considerazioni perché ho già spiegato abbondantemente qual è il problema. Sto usando con molto piacere cosa vi avevo già presentato della Venus, questa acqua micellare all'acido ialuronico. Non so quanto acido ialuronico possa esserci dentro, ma il fatto è che lascia la pelle molto, non lo so, non aggredisce, elimina qualcosa. Perché ieri sera ho fatto un po' di trattamenti ed ovviamente elimina qualcosa. Comunque, perfetto, vado sul collo, tè col tè, come non mi dimentico mai, sul collo dietro. La doccia l'ho già fatta, veramente dovrei fare il contrario, ma sciacquamo. E l'acqua è fredda, non fredda, gelida. Tonificare, da morire, un igloo anche qua. Questa mattina voglio farvi vedere una cosa che sto facendo già da una settimana, che è un po' diversa dal mio step normale. Cioè, vale a dire, avevo sentito in un video René diceva del fatto di mischiare la polvere di vitamina C in un'altra maniera. Allora, proseguo così, spruzzo un po' di mio idrolato, chiudendo gli occhi, quell'idrolato di Biofficina Toscana. Dopodiché prendo l'acido ialuronico e io la boccettina da 60, che è molto più conveniente, l'acido ialuronico di The Ordinary, e lo tampono sulla pelle umida. Perché questo? Di solito l'acido ialuronico lo mischio direttamente alla polvere, però ho voluto fare un altro tentativo e sulla mia pelle è più efficace, perché recentemente facendo delle prove finiva, io ogni tanto, come sapete, faccio la prova del pH, perché non riusciamo a calcolarlo nel modo più giusto, nel modo più corretto. E sarebbe opportuno, perché se il pH del mix di vitamina C, di acido e l'ascorbic acid non è al di sotto del 4, addirittura 3.5 al 4 secondo me. Allora, detto questo, allora prendo la polvere, aia, che è qui, vado direttamente di resveratrolo e ferulico. Che è a base, sono i potenti antiossidanti, che è a base oleosa. Quindi cosa succede? Invece delle classiche due gocce, due tre gocce, ne metto quattro. Mischio la polvere con solo il ferulico. Su questa fase oleosa impiegate più tempo. Un trucco è quello di inumidire leggermente i polpastrelli, perché al momento che è fresco si può fare. E a quel punto io la stendo. In questo caso, e a me non dispiace, però voi attenetevi alle indicazioni di iniziare sempre con percentuali di L-ascorbic più basse. Come sapete ormai da tempo, la mia skincare al mattino
è da tempo basata sulle proprietà antiossidanti. Questo perché non ho altra maniera durante la giornata e tantomeno la sera di procedere all'antiossidante. Allora io lo metto anche qui, fatta assorbire. Ovviamente, cos'è il problema facendo questo discorso del resveratrolo? Che in linea di massima, essendo oleoso, non si può stratificare un prodotto acquoso, ma io ci provo dopo con alcuni prodotti. Prendo il picnogenolo. Perché il picnogenolo non lo mischi con... Preferisco di no. Preferisco all'inizio, quando ero poco pratica sul stendere il picnogenolo, lo diluivo con l'acido ascorbico. Adesso che mi sento più sicura di me stessa e delle mie capacità, lo stendo tranquillamente. Insisto sempre su questa zona, che è la mia zona. Io qui ho una pelle stupenda, a parte vabbè queste, mi sciacquo le mani. È richiesto di sciacquare le mani con l'uso del picnogenolo? Io non ne sento sinceramente la necessità, ma a questo punto continuo, ed è da quando ho ricevuto il pacco, uso di Caudalie, questo Vino Perfect Radiance Serum Complexion Corrector per tutte le pelli, il Vino Perfect. E anche qui però parliamo di un prodotto da densità. Qualcuno ha mandato un WhatsApp e comincio a tamponare con un po' di pazienza, si assorbe. Non è il layering perfetto, quindi dal prodotto più acquoso, però sto facendo dei tentativi. Tutto qua, posso giocare sulla mia pelle perché la pellaccia è mia. Questo non significa che deve essere una dimostrazione per voi. Consiglio è di, con gli opportuni approfondimenti, di provare varie possibilità, perché ci sono degli standard fissi, però perché non provare. E quindi vado di Vino Perfect. Io devo assolutamente andare a visitare un'azienda qui da me, che è un'azienda concorrente di mio papà, perché è già da tempo che dovrei andarli a trovare. Ormai sono i figli che si occupano dell'azienda, un'azienda vinicola, perché hanno creato una linea per il viso a base dei vinaccioli. Quindi dico, cioè, andrò a comprare, fatemi sapere, vorrei vedere anche il processo, se il processo dell'estrazione dai vinaccioli di resveratrolo sia fatto. E poi, quando parlavo con mio fratello del fatto del resveratrolo, mi ricordo quando papà faceva le analisi del vino, faceva il piccolo chimico, questo resveratrolo rientrava anche nella classifica delle proprietà del vino. Cioè, una cosa che poi alla fine torna. Per quanto riguarda il contorno occhi, poiché un mio contorno occhi alla fine, sto utilizzando in questo momento di transizione Ola Zeiss Illuminating Eye Cream. Quindi diciamo che più che un idratante è un illuminante. È fatto, come vedete, su queste strisce. C'è come se ci fosse un gel e una parte cremosa, che nell'uscire dispenser, che è a pompetta, cosa che apprezzo moltissimo, quindi Illuminating Eye Cream,
di Olaz, Olaz Eyes, crea questo effetto di altra cosa rispetto al contorno occhi, siccome ho sentito che il contorno occhi va su solo sulla parte inferiore del viso, dipende se sono contorno occhi a base di retinoidi o di qualsiasi altro attivo che, non va bene per la parte superiore, ma per la parte superiore intendiamo sempre sotto l'arcata sopraccigliare, cioè la palpebra, questa si chiama fissa, non sulla palpebra mobile. Sulla palpebra mobile non deve andare nulla, se non particolari maschere che vanno a coprire anche la parte mobile, questa è mobile perché si muove. Allora, il contorno occhi possono andare, non so perché questa cosa, io la metto anche qua sulle labbra, anche se sulle labbra utilizzo quella crema, quel balsamo stupendo di Tui, che mi ha dato dei risultati, perché mi prendo il mio famoso Home Medix. E qui pizzica leggermente. Nello stendere l'apparecchio sul viso bisogna avere un movimento continuativo, ma mai soffermarsi per lungo tempo, perché il calore può rischiare di bruciacchiare, alterare, creare dei danni alla pelle. È un calore che si può reggere benissimo. L'attenzione non è tanto sulla soglia di dolore o sopportazione, ma quanto sui benefici che possa portare alla pelle. Se è troppa non va bene. Ecco, questo è un po' il concetto anche della radiofrequenza. Lo spengo e lo pulisco dopo. Dopodiché sono curiosa di utilizzare un'altra cosa che non va bene, non so se va bene a questo stadio, ed è di Lierac, fa parte sempre del gruppo del Big Hole, il Premium Le Cour Anti-Age Absolu. E faccio due pushate. È la prima volta che lo uso, Mamma mia, già sentirlo sul viso. Ovviamente sono un po' arrossata perché l'ascorbic acid steso con quel sistema lì crea io adesso provo a lasciarlo da un effetto glowy. Adesso non so se sono le pagliuzze all'interno, perché veramente devo studiarlo. Fatto questo, siccome non ho intenzione di uscire e siccome piove, non metto nessuna protezione solare, mi vesto e provo a fare le cose di questa giornata abbastanza, che si prospetta abbastanza noiosa, ma non tutte le ciambelle vengono col buco, possiamo aspettarci giornate così che ti riprendono a fare cose. Cucinerò probabilmente, sì, farò la cucina della settimana. Vi abbraccio e a presto, ciao.